Usare il cappuccio. Aspetta! A testa! Oh! Pessima idea. Mi ricordo. Maledizione! Fuori! Gathram! Fluga! So! Attaccate da dietro! Dio ti protegge! Fredoni! Non rompere l'arme! Ci attaccano! Ammazza! Forza, guardiamoci le spalle! Fare! Là! Avanti, fate come me. Tutti con me.
Inchinati al Signore! La campana, dobbiamo suonarla! Dio ci aiuti! Servi del nord! Ava will help and teach Binde. Axodlice. Stun the dolan say then. Na, ni. Ma guarda! Se solo la mia schiena non fosse così malconcia! Hai perso le tue mele. È così. Un vento diabolico mi ha travolto, insieme al carro. Ma ho salvato le più succose. Queste mele sprigionano in bocca la stessa dolcezza divina di Gesù Cristo. Cosa le rende speciali? Una mela è una mela, no? Oh, al contrario, amico mio. Vedi, spesso andiamo in pellegrinaggio a ovest, alla fattoria di Hamme. Hamme il contadino, a ovest. Sì, è proprio lui.
Le sue mele sono deliziose e hanno un leggero sapore di ferro. I miei amici sono già tornati e di certo si stanno già abbuffando. Ma io ho avuto sfortuna. Il carro ha ceduto. Il mio carro delle mele! Non possono andare sprecate. Sono troppo succose per marcire. Valde in regno dei gipsi faraoni. Obsessus con profeta Mosi imprecari mala magna quae fecerat. Deus Mosi et somniorum. Ich onde te, Christo. Mandami un tuan! Oh, grazie infinite per il tuo aiuto. Sarei felice di condividere con te il gusto di queste mele quando avremo raggiunto i tuoi amici. Ma certo! Godrai anche tu dei frutti del Signore e sentirai quel sapore di ferro. Dopo il digiuno lo meritiamo anche noi. Digiuno? È quando evitate il cibo per il vostro Dio? Sì, per mostrare devozione, liberare la mente. Ma oggi possiamo abbandonarci ai frutti del Creatore. Condividere una mela con un amico è un'esperienza sublime! A volte è giusto riposarsi e sapersi godere una buona mela. Con una vita che abbonda di imprevisti, è importante apprezzare le piccole cose. Sono così felice che ti unirai a noi per assaggiare le mele. E sono lieto di questa passeggiata. Ci prostreremo a Gutlak al termine di questo glorioso pellegrinaggio. E avremo la sua ricompensa. Siamo arrivati! Il nostro santuario. Puoi pregare e mangiare, se credi. Senza male. Che cosa? È l'unico modo per assaporare con devozione i frutti del Padre. Sia lode a lui. Oh, fratello Holdwulf, vedo che ti sei fatto un amico. È bello riaverti tra noi. Sinin. Thank you.
Salve, viandante! Cosa cerchi? Forse posso aiutarti. I miei prezzi sono interessanti. No. Peccato. Se una portatrice di sventura. Soma non ha mai deluso gli dèi. Abbandonarla ora e tradire la sua fiducia, questo porterebbe sventura. Eivor, è un onore averti con noi. Cosa intendi fare? Tutta la contea sostiene il comando di Soma, ma non questi borghi. Forniscono provviste all'armata di Wickmund. Quindi bruceremo tutte le case e saremo implacabili, come il tuono di Thor. Come ti sei unito al clan di Soma? Una veggente mi diede una visione. Mi trafisse la mente come una scheggia. Poi svanì. Ma volevo di più. Per mesi, anni, mi nutrii solo di giusquiamo, funghi e piante sacre, sperando di avere un'altra visione. Ma il mio corpo deperì. Confuso e furente, vagavo senza meta. Fui catturato e scacciato dai sassoni. Più e più volte. Finché Soma non mi trovò. Nudo e ramingo nelle paludi. Mi rivestì e mi curò, senza esitare. Le devo la vita. Le visioni sanno essere strane e potenti. Cosa hai visto? Scalavo una montagna, con un leone e una serpe sulla schiena ad appesantirmi. Faticavo. Poi appariva Soma ad alleviare il mio fardello. Una volta raggiunta la vetta, non avevamo più spazio. Oscillavamo come sulla punta di una spada. Stretti in un abbraccio, forte. So di poter apparire freddo, pedante anche. Ma gli dèi sono sempre con noi. È mio compito proteggere Soma dalla loro ira. Che ne pensi degli altri? Di Lif e di Birna? Lif è un abile marinaio, sebbene un po' esaltato. E Birna, beh... Per Birna la vita è tutta uno scherzo. Viveva di contrabbando. Poi Soma l'ha salvata da una vita di menzogne. Birna è parte del mio clan e mi batterò al suo fianco, per quanto sia irriverente. Ma non si cura del suo destino. Sono ansioso di lanciare torce. Ora purghiamo questi borghi dai sorci di Wickmund. Accendi le torce e infiamma le tue frecce, Eivor. La rossa nemesi del legno ritorna a questo posto in cenere. Siamo il flagello che colpirà tutti! Lanciate ogni casa! La per aver strappato Grand Bridge a Soma! Per essere i leccapiedi di Wickmund! Vola su queste terre, mica mia. Thank you.
Ispeziona l'area, Sinin. Grazie, Eivor. Odore di legno e terra bruciati. Sì che è vendetta. Wigmund se ne ricorderà. Il tuo impeto bruciava dello stesso fuoco di Surtr, che marcia tra le fiamme di Muspelheim. Ci rivediamo a casa, Drengr.
l'isola di Norsex. Ed io sono Re Egvald, signore e protettore. È il tuo regno, hai detto? Ebbene sì, Norsex. Ed io sono il primo dei suoi regnanti, Egvald. E come tale, cerco un'alleanza per consolidare la mia forza. Un regno? Quest'isola? Sì, da riva a riva. I miei fratelli ed io giungemmo su questa terra inesplorata mesi fa e la trovammo alla nostra altezza. Sfortunatamente, i miei fratelli annegarono in una tempesta insieme alle nostre ricchezze. Tra di esse c'era un bracciale. Ti offro quel bracciale in cambio di un'alleanza con me. Trovalo nel relitto e potrai dire di avere un re per amico. Un bracciale può scaldare il cuore più del sangue. Se riuscirò a trovarlo, lo saprai. Trova il bracciale nel relitto e potrai dire di avere un re per amico. Aiutami. Sarai i miei occhi. Degno di un giuramento, e si addice a un re. Ho trovato il bracciale.
tra i resti della tua nave. Per gli dèi, non riesco a credere a ciò che sento e vedo. Ti dichiaro un alleato del regno di Norsex. Gliel'ho fatta vedere. È un onore poter forgiare un'alleanza con te, re Egbald di Norsex. Lunga vita al tuo regno. Grazie. Come tu sei legato a me, io sono legato a te. Se mai possiederò un'armata, sarà a tua disposizione. Del nonno è il più forte di tutti. Amico. Oh, sì, è proprio un bel pugno. Piccoli, cos'è questo pugno di cui parlate?
è quello del nonno. Fa attenzione se non vuoi assaggiarlo. Sono certo che la mia forza lo terrà, Bada. L'abbiamo già sentito dire a tanti, ma a lui basta un pugno, uno solo. Bam! Come un lupo che ulula con la mano. Beh, questo pugno mi ha incuriosito. Ha, bene, sappi che il tuo destino si avvicina. Nonno, qui c'è una persona che vuole provare il tuo pugno. Salute. Sì, sono incredibilmente forte, ma non credo sia il caso di parlarne. Se sei un Drengr, raccontiamoci storie di battaglie, beviamo dell'idromele e condividiamo la nostra saggezza. Vuoi un po' di saggezza? Non diventare un eroe come me. Questo pugno è una maledizione. Questi bambini mi hanno incuriosito. E il tuo spirito calmo ancor di più. Ti prego. Credo di sapere dove vuoi arrivare. Ma non è affatto necessario. Ha, dovresti andartene, sai? Oppure il suo pugno ti schiaccerà tutta la faccia. Bambini, non dite queste cose. Io non voglio usarlo. Voglio vedere il mitico pugno. Lo sconfiggerò con i miei umili colpi. Ah, temo che nessuno dei due si divertirà. Ora basta! Io ho cercato di avvertirti. La delusione che proverai sarà anche la mia. Ecco fatto, come promesso. Una facile vittoria per il mio pugno. Ah, ho vinto ancora. Perché? Torna se vuoi subire un'altra inevitabile sconfitta. Ma io vorrei risparmiartela. Bocca di quel prete esce un gran vento di tempesta. Bisogna farlo tacere. Conosci i venti di... Eivor, un bel giorno per una gita. Soma ha detto che ti avrei trovato qui. Qual è il piano? Vogliamo liberare il mondo da un prete che vomita lodi per l'Aldermanno e che riversa le offerte negli scrigni di Wigmund. Quindi, ecco il piano. Entriamo... Sgozziamo il prete e torniamo da Soma. Farà infuriare Wigmund. Perché ti sei unito all'armata di Soma? Siamo sbarcati in Inghilterra insieme a Guthrum. La grande armata d'estate, così ci chiamavano. Poi Guthrum andò nel Wessex e Soma si propose come Jarl. Avrei voluto farlo anch'io. Cosa faresti se fossi tu lo Jarl? Condurrei la città a modo mio. Non darei molto peso alle opinioni di Birna e Galin. Diffidi di loro? Non dico questo. È che Birna ha i piedi ancorati a terra e Galin ha la testa fra le nuvole. Se dovessimo affrontare pericoli mortali, temo che nessuno dei due sarebbe in grado di guidarci. Tu c'eri quando Guthrum ha nominato Soma Jarl. Com'è stato? Ero felice per lei. Con Soma al comando, l'argento ha iniziato a scorrere e la gente a danzare. Il commercio è il suo pane. Certo rimpiango di non essermi fatto avanti e di non aver ricevuto l'onore di guidare una città. Ma è acqua passata. Soma è la mia Jarl e io le ho giurato lealtà. Non c'è Dio che possa farmi cambiare idea. Che doti servono ad un abile costruttore navale? Pazienza e amore. Conosco le mie navi come un padre conosce un figlio. Ma serve anche molto argento per costruirle. Legno solido...
pelame resistente, pitture costose. Il giallo che uso, per esempio, deve essere importato. Un prezzo alto per un colore vivace. Credo sia per questo che qualcuno mi ha rubato della pittura. Dannati ladri. Grazie della chiacchierata, Leif. Ora pensiamo al nemico. Hai ragione, hai ragione. Il lacchè di Wigmund avrà ciò che si merita. I miei guerrieri distrarranno i soldati sassoni di guardia. Noi due troveremo un prete. Se mi vedono, sarà un problema. Sai, preferirei di gran lunga un approccio più diretto. Ma per te proverò una cosa nuova. Quale onore. Ora fa silenzio. Vai, Sinin. Devo stare molto attento. Il prete di Wigmund è nella chiesa. Finirò all'inferno. Rapperò nel carcere!
Ben fatto. Abbiamo sistemato l'uomo di Wigmund. Ebbene sì, ti sei dimostrato un valido alleato. Ci rivediamo a Grantbridge. Se mi vedono non saranno gentili. Più di un euro! Vieni, se vuoi una dimostrazione!
qualcosa di sbagliato qui. Divina. Capelli si allungano e le unghie crescono ancora, anche se il corpo è freddo. Ah, l'ho visto. Ehi, Bor, mio nervoruto amico! C'è un covo di sassoni proprio qui, stiamo per ripulirlo a dovere. Nessuna pietà? Beh, meno zecche è il tuo cespuglio, meno ti gratterai. Io la vedo così. Come ti sei unita all'armata di Soma? Giunsi in Inghilterra ancora prima di Guthrum, Ivar, Ubba. Vivevo di contrabbando alle spalle di chiunque. Mentivo, rubavo e ne pagavo le conseguenze. Era una vita dura, ma imparai a combattere il dolore, mandandolo via con le risate. Quando Soma mi accolse, intravide la parte migliore di me. E io mi resi utile votandomi a cause più nobili, mi resi utile ai suoi progetti. Dunque nessuno ti riteneva degna di fiducia, a parte lei. Esatto. Ed è proprio ciò che adoro di lei. Io adoro... adoro tutto di lei. Tu sembri divertire e allietare il clan. Che ne pensa, Soma? Se sapessi leggere nella testa delle persone, la mia vita sarebbe una noia totale. Ma Soma pare apprezzare la mia compagnia. E in che modo? A modo suo, ma non come io vorrei. Un'amara verità è più sopportabile con un sorriso, sai? Ridere in faccia alla sofferenza è un atto di ribellione. Cosa ne pensi degli altri guerrieri di Soma? Galin e Leif. Oh, Leif ha un fascino animalesco. Se fossi un albero, lo inviterei a esplorare le mie fronde e a riposarsi su di me. Si proclama un uomo d'onore, ma un uomo d'onore non appicca incendi con il solo intento di spegnerli per farsi lodare. E Galin, le sue prediche hanno un che di artistico, ha una presunzione che personalmente trovo ammagliante. Parlare è piacevole, ma intanto i sassoni potrebbero sfuggirci. Dovremmo andare in avanscoperta. I miei uomini staranno in attesa e interverranno in caso di imprevisti. Combattere con te sarà esaltante e potrò ammirarti da vicino. Non avvicinarti troppo, potrei farti un occhio nero o qualche livido. Perderesti il braccio prima che i lividi compaiano. Non devo essere visto in quest'area. Ehi, aspetta, forza! Non deve fuggire! Non puoi sfuggirmi! Prenda! È la tua ora!
insieme! Ce la faremo! Muori! Essere bloccata dall'altra parte. Idiota! Ora morirai! Qualcuno faccia tu! Grazie, hey. Prenderà. Overme, ti sono addosso. Sarai cibo per vermi. Non resisto. Fuoco! Deve crollare a terra. Muori!
dopo il massacro. Peccato solo per l'odore. Corpi che si smardano addosso. Hai combattuto bene, Birna. Mi stai adulando, Eivor? Adulando? Io? Rilassati, Drengr. Ci vediamo a Grandbridge. È necessario occultarmi qui. Forza! Muori! Muori! State sul bersaglio! Fermati! Non hai scampo! Siete pronti a tutto! Colpite da dietro! Insieme ce la faremo! Soffrirai. Dio ci protegge. Siamo in superiorità. Senza tregua! Forza! Cristo è con noi! Insieme! Oh!
Inchinati al Signore! Strapperò le viscere! Colpite da dietro! Voluta! Muori! Dio mi ama! Il brivido della Don't stop.